verso le 10 è salita la falda dell'Aniene e si sono allagati tutti i piani, i primi piani. Poi verso mezzogiorno e mezzo sembrava che la situazione stesse migliorando con l'aiuto anche delle pompe dei volontari della protezione civile. E poi abbiamo fatto una serie di telefonate anche ai vigili del fuoco e sono intervenuti anche loro. Però la situazione è andata peggiorando e l'acqua si è alzata in maniera incontrollabile. Quindi abbiamo chiesto tutti i primi piani, almeno un metro e mezzo d'acqua dentro. Questa volta è durata molto 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 di più. Mentre nelle altre occasioni l'acqua è salita e poi è defluita subito, in questo caso no, è continuato a venire fuori per circa un'ora e mezza, ma forse anche due ore, dai tombini delle fogne. E hanno sempre giustificato il fatto che comunque è una parte bassa, siamo sulla falda dell'Aniene, ma in realtà è proprio che sono le fogne che non hanno capienza per tutto il fabbisogno del quartiere. Esplodono e poi non accolgono proprio l'acqua. Beh, è iniziato questa notte a piovere, poi è successo stamattina comunque l'acqua uscire fuori verso le 8:30, 9, ha cominciato a salire l'acqua e non si è più fermata, ancora continua a salire. Probabilmente non è riuscita a defluire l'acqua dal collettore. Dentro casa quanta acqua fa? È almeno un 30 centimetri, anche dentro il locale, noi abbiamo una pizzeria qui. È tutto allagato. Eh sì, siamo riusciti a avvisare almeno i clienti che stasera sicuramente siamo chiusi. Solo che abbiamo il locale devastato, noi abbiamo l'attività qua. Quindi stasera non si lavora, domani non si lavora, bisogna bonificare e disinfettare tutto.